Una corsa che termina improvvisa, la conclusione di una gara che lascia l'amaro in bocca. Se n'è andato ieri, all'età di 67 anni, dopo una lunga sofferenza causata dalla terribile malattia della SLA, Carlo Raul Tausani, da tutti conosciuto come Ciccio. Sì, da tutti i pesaresi, era amato e rispettato perché lui era il primo a rispettare gli amici ed il prossimo. Con la sua eleganza e buone maniere aveva sempre per tutti un saluto affettuoso o una parola di incoraggiamento. Amato e stimato anche nell'ambiente delle corse, aveva vinto il titolo italiano della 125 e con la Morbidelli era salito sul podio nel Gran Premio Pesaro Mobili di Villa Fastigi nel 1975. Titolare della Centrauto Suzuki di Pesaro, che lo ha visto presente fino a prima di Ferragosto, faceva parte delle grandi famiglie pesaresi. Suo padre, Raul, era un medico veterinario e sua madre, di cattolica, veniva dall'ambiente dei grandi albergatori. Poi l'incontro con Claudia Iaia Palazzetti, figlia del noto costruttore edile, e la nascita di tre splendide figlie che ha amato con tutto se stesso. Tra i suoi grandi affetti anche la sorella Manuela. Ciccio partecipò alla festa del primo compleanno di Rossini TV perché era amico, supporter e cliente di questa nuova azienda di comunicazione che nasceva in città. Ciao Ciccio, resterai sempre nei nostri cuori.